È il giorno di Natale, il primo Natale dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando in casa a Covino nasce Pietro, figlio di Michele e di Maria Assunta Magno, che all'anagrafe del comune di San Giovanni Rotondo viene registrato dopo 7 giorni, il 2 gennaio 1919, dichiarando che la sua nascita è avvenuta nel giorno di Capodanno. Due giorni dopo è stato battezzato nella chiesa madre del paese dal canonico Don Domenico Palladino. Un mese dopo, mamma Assunta porta quel bambino al convento dei Cappuccini per farlo benedire da Padre Pio, che da 4 mesi porta impressi nel suo corpo i segni della passione e della crocifissione di Gesù. Il cappuccino stigmatizzato traccia il segno di croce con la sua mano piegata sulla testa del neonato e dice alla donna: «Auguri! Auguri, auguri!» «Perché tanti auguri?» chiede Assunta. «Questo bambino sarà sacerdote», rispose Padre Pio. Pietro cresce nella fede, grazie a zia Felicia, sorella di mamma Assunta che vive in famiglia. Voleva farsi suora, ma fu convinta a cambiare idea perché la sua presenza in quella casa è indispensabile, perché nei campi c'è tanto da fare e ci sono 9 bambini piccoli da accudire, anche se 5 di loro muoiono in tenera età. Quando Pietro vuol fare il chierichetto, è lei, zia Felicia, ad insegnarle a servire la messa. Così, fin dall'età di 6 o 7 anni, Pietro va al convento, accompagnato dal fratello Francesco, per stare accanto all'altare quando celebra Padre Pio, e quando Francesco non può, avendo imparato la strada, ci va da solo. Vedere quel santo frate celebrare la messa e ascoltare i racconti di mamma Assunta, appresi dalla maestra Vittoria Ventrella, figlia spirituale di Padre Pio, passare tanti pomeriggi nella vicina casa della parente Maria Pompilio, anche lei figlia spirituale del cappuccino stigmatizzato, fa scattare nel bambino un'ammirazione profonda che presto si trasforma in desiderio di emulazione. Così Pietro decide di entrare nel seminario serafico dei Cappuccini, nella sua San Giovanni Rotondo, ignaro della profezia fatta dal Santo Frate poche settimane dopo la sua nascita. Il 17 settembre 1935, nel convento di Morcone, Pietro indossa l'abito cappuccino e cambia il suo nome in Fra Paolo da San Giovanni Rotondo. Dopo gli studi teologici compiuti nel convento di Campobasso, il 21 marzo 1942, Fra Paolo viene ordinato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore da Monsignor Secondo Bologna, vescovo della città, che morirà l'anno seguente sotto le macerie dei bombardamenti americani dopo essersi offerto vittima per la sua diocesi. Solo dopo la messa di ordinazione, mamma Assunta confida al figlio: «Ora posso morire contenta, perché si sono avverate le parole di Padre Pio». Egli raccontò della profezia fatta dal cappuccino stigmatizzato 24 anni prima. Padre Paolo svolge il suo ministero in vari conventi, per 5 anni a Cerignola, per 17 anni a Foggia, per 3 al convento di Santa Maria del Monte a Campobasso, poi, inspiegabilmente, a giugno del 1968, viene destinato a San Giovanni Rotondo come sagrista. Spesso serve la messa a Padre Pio, compresa l'ultima, quando l'anziano cappuccino di Pietrelcina sta per svenire a causa di un collasso. Padre Paolo si trova dunque nel convento di San Giovanni Rotondo in quella notte in cui Padre Pio termina il suo cammino terreno. Corse pure io sulla stanza di Padre Pio e vedevo che il dottor Sale diceva: «Padre Pio, lo perdiamo stanotte, Padre Pio, lo perdiamo stanotte». Disse: «Padre Superiore, posso andare a prendere l'olio santo?» «Sì, sbrigati, corri, corri». Preso l'olio santo, lo portai sopra e domandai: «Chi voleva fare di voi l'olio santo?» «Nessuno voleva fare l'olio santo a Padre Pio». Allora io dissi:
posso farlo io, padre, solo perché sono pratico, l'ho fatto tante di quelle volte a Foggia, assistevo quattro parrocchie di notte. Sbrigati, sbrigati. E così cominciai a ungere, padre mio. Prima gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, i sensi, i cinque sensi. Poi dopo, finito queste preghiere, questa operazione, quando padre mio fece così, espirò. È morto padre mio. L'anno seguente padre Paolo viene trasferito nel convento di Larino con l'incarico di cappellano all'ospedale. Nel 1973 è a San Severo, per tornare a San Giovanni Rotondo nel 1985 come cappellano dell'infermeria provinciale, da dove non si è più spostato. Un lungo ministero, principalmente dedicato ai bambini e ai ragazzi, che chiamava con l'appellativo di Scamurzella. Cordigeri, scout e negli ultimi anni un ministero dedicato agli alunni delle scuole della sua città, conquistando con la sua parola semplice e con la sua coerenza di vita tanti di loro e in qualche caso divenendo strumento della chiamata divina. Ben 15 sono le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale sbocciate grazie a lui, tra cui l'ex ministro provinciale Paolo Maria Covino, che è anche suo nipote, e l'attuale custode del Sacro Convento di Assisi, Giuseppe Piemontese. Un frate autentico, a cui non si può che voler bene. Ecco perché sono stati in tanti a fargli corona per il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. E poi anche per ringraziare il Signore in occasione dei 60 anni di ministero. Così come oggi, ha richiamato una folla di parenti, amici ed estimatori per una ricorrenza più unica che rara, 70 anni di sacerdozio.